curau ieri e te ho mangiato pecora. Siamo senza mascherina, tutti quanti. No, la mascherina mi dispiace, ce la dobbiamo mettere invece. Adesso perché noi eravamo vicini e non c'era nessuno. Questa? No, fa male questa. No. Non scherzate, Siete negazionisti? Negazionisti. Corso 68, lo sai le conquiste che abbiamo fatto? Che tu manco lo sai, capito? E come siamo finiti oggi? Ma perché prima stavi a online, amici? Perché a me mi dicono negazionisti. Lei guarda la TV per caso? No. Solo a Roma vedo. E c'hai pure l'abbonamento Sky magari. Alle 23 c'è il coprifuoco. Però senza fuoco lo fanno questo giro. Cosa ha fatto Roma per lei? Roma? Sì. Un cazzo. Roma. Questa è una bella canzone. Qua, bella. Coprifuoco senza fuoco! 150 anni prima i romani hanno cominciato a far venire tutti i negri che stanno venendo come adesso. Hai capito? Quindi Roma è stata distrutta da tutta questa immigrazione selvaggia, quello che sta succedendo adesso. Tra 50 anni saranno 6 miliardi, solo l'Africa. Quindi lei è d'accordo con i mondialisti tipo Bill Gates che dice che dobbiamo ridurre la popolazione mondiale? Ma questi le regole ce le dicono perché noi ci ammalassimo di meno. Non è che poi andiamo a gravare sugli ospedali. Lei è contro? Lei vorrebbe dare un taglio? No, aspetta, non è che voglio dare un taglio. Qui bisogna mettersi anche tutti quanti, tutti gli abitanti della terra, fra poco non ci sarà da mangiare per nessuno. Lo vuoi capire o no? Anzi, l'errore è stato fatto prima, andare in giro senza mascherine, esatto, appiccicarsi, a fare, andare nelle discoteche, andare nei pub, eccetera. Questi sono condannati. No, ti lascia i polmoni spaccati. A parte ci sarà una rivoluzione proprio, fra 20-30 anni. Noi, tifosi da Roma, noi lo faremo? Ma vi rendete conto in dove cazzo viviamo? Dove cazzo viviamo? Dove? La terra come è composta, come è fatta? Ma la terra è piatta o è tonda? Ma a voi, indipendentemente da tutto, vi sembra possibile che devo avere paura in questo momento? Affari tuoi, il discorso è che tu sei libero pure di ammalarti, però non sei libero di contagiare gli altri. Sotto ci abbiamo tutto fuoco, come cazzo si chiama quello? Magma. Però la teoria della terra piatta ti tranquillizza perché ti dice che non c'è magma là sotto. Ma quella terra piatta? Ma è messa a piatta? Ma purtroppo c'è anche questa realtà, diciamo. Cristoforo Colombo, che ancora credeva che la terra era piatta. Noi adesso andiamo e glielo mandiamo. Faccio la volontaria in ospedale, queste cose mi fanno incazzare, non dire stronzate. Lei crede allo sbarco sulla luna, no? Beh, ma non mi dica che non è vero, oh. Sono stati 4 volte americani e 10 volte i russi, oh. Che se sono 14... mettati americani e russi e poi dici che vuoi il mondo pulito, stai sempre davanti al computer, sai? E tu stai sempre davanti alla TV e non sai che c'è stato un terzo grattacielo che crolla. Tutti quei camion dei militari che portavano le bare, era tutta cinematografia. Tutta cinematografia. Vabbè ragazzi, ciao. Che tanta gente hai fatto innamorare. Rincoglioni. Roma ormai è pieno dei burini come voi. Oh, ma hanno cantato forse Roma questi. Sti burini. Roma, sti laziali. Sergio. No, col burino. Cuore d'esta città.